Siamo tornati in Serie A, abbiamo avuto anche una sorta di gemellaggio nell'ultima partita, perché anche noi siamo andati a vincere a Udine, vicino Udine, a Tavagnacco, quindi si è ripetuta un po' la storia. Siamo felicissimi di aver riportato questa squadra in Serie A, perché è un gruppo, insomma, che era nato tutto quanto da zero dopo la retrocessione, e ci speravamo dall'inizio, ci abbiamo creduto, il gruppo ce l'ha fatta e quindi eccoci qua. Stiamo già lavorando su una squadra e su, diciamo, un nuovo organico in aggiunta a quello già esistente, perché l'obiettivo sicuramente non sarà di stare nei primi due, nei primi tre, ma di non essere sicuramente negli ultimi della classifica. Quindi un centro classifica a salire per noi è un obiettivo raggiungibile. La squadra di calcio Napoli femminile vince il campionato di Serie B e così disputerà la prossima stagione di nuovo in Serie A. Oggi a Palazzo San Giacomo la società e le giocatrici sono state premiate per la passione, la disciplina e la professionalità dimostrate tutto l'anno. Una realtà come la nostra deve puntare sul gruppo, su quello che Napoli ha iniziato a creare quest'anno, e mettere dentro dei tasselli che possono completare un organico, portando esperienza per una categoria come la Serie A, oltre a giovani in orbita nazionale. Napoli oggi sembra il centro del mondo e ovviamente ne beneficerà anche il movimento femminile. Passo passo siamo arrivati a questo traguardo, per il quale sono molto orgogliosa, perché ecco, sono assessore allo sport ma anche alle pari opportunità. So quante difficoltà hanno le donne sportive, soprattutto quelle professioniste, perché in Italia non esiste ancora una legge che tutela i diritti delle sportive professioniste, e quindi è davvero una bella vittoria. Napoli avrà due squadre di calcio, maschile e femminile, in Serie A. Infatti adesso stiamo ragionando col calcio femminile dove poterle fare giocare, magari a Napoli, in uno dei nostri campi sportivi. Quindi sicuramente siamo vicini a tutte queste realtà, perché per noi lo sport non è solo agonismo, non è soltanto campioni e vittorie di medaglie o di trofei, ma anche e soprattutto volere contagiare, ecco, i nostri ragazzi. Qui vedo le ragazzine della primavera del calcio femminile. È importante che si trovi nello sport, secondo me, la strada anche per risolvere tanti problemi di educazione e di cultura qui a Napoli.